Risolviamo ora un'equazione parametrica. Parametrica è un'equazione di secondo grado, in questo caso, dove compare oltre all'incognita un parametro che si chiama k. In questo caso, nell'equazione parametrica, bisogna trovare il valore di k in modo che siano verificate alcune condizioni. In questo caso sono espressi 5 casi, ma ce ne sono tantissimi. Allora, il primo è che la somma delle radici sia meno 3. Il secondo che la somma dei reciproci sia 2, il terzo che le radici siano antireciproche, il quarto che la somma dei quadrati delle radici sia 10 e il quinto la somma dei cubi delle radici sia meno 98 125esimi. Voi provate a eseguirlo e poi dopo vedete il mio procedimento. Allora, intanto io inizio, voi potete stoppare e poi riprendere. Allora, prima di tutto, affinché sia un'equazione di secondo grado, bisogna supporre il coefficiente a di x alla seconda diverso da 0. Quindi il coefficiente k più 3, quindi k più 3 diverso da 0. Quindi k diverso da meno 3. Andiamo a vedere cosa succede se k è uguale a meno 3. L'equazione diventa di primo grado, andiamo a sostituire, quindi diventa 6x meno 3 meno 1 meno 4 uguale a 0, quindi x uguale 2 terzi. Quindi abbiamo una soluzione sola se k è uguale a meno 3. Andiamo a vedere, sempre in un'equazione parametrica, bisogna andare a calcolare i valori di k che rendono il delta maggiore o uguale a 0. Per quale motivo? Perché se il delta è minore di 0 non esistono le soluzioni o radici, che è un sinonimo, e quindi è inutile andare a cercare quei valori che rendono vere quelle 5 affermazioni in questo caso, che sono degli esempi. Allora, calcoliamo il delta. In questo caso delta quarti, perché b, che è il coefficiente di x, è multiplo di 2. Quindi uguale k alla seconda, facciamo già la formula ridotta, b mezzi alla seconda meno ac, e quindi k alla seconda meno k più 3, per k meno 1 maggiore o uguale a 0. Risolviamo, quindi k alla seconda meno k alla seconda meno 3k più k, sarebbe meno 3 col meno davanti, più 3 maggiore o uguale a 0. K alla seconda e k alla seconda si dividono, meno 3k più k viene meno 2k più 3 maggiore o uguale a 0. Quindi k minore o uguale, perché moltiplico per meno 1, di 3 mezzi. Quindi le condizioni di esistenza del valore di k le scrivo qui, k minore o uguale di 3 mezzi. E posso cancellare. Risolviamo il primo caso, somma radici uguale a meno 3. Quindi somma delle radici uguale a meno 3 significa che x1 più x2 è uguale a meno 3. Quindi meno b fratto a uguale a meno 3, sostituiamo, quindi 2k fratto k più 3 uguale a meno 3. Quindi abbiamo 2k uguale meno 3k meno 9, perché moltiplico per k più 3 facendo il denominatore comune, e quindi ottengo, portando nel primo membro, 5k uguale a meno 9, divido per 5, k uguale a meno 9 quinti, ed è minore o uguale di 3 mezzi, quindi è accettabile. Andiamo a vedere il secondo, somma reciproci uguale a 2. La somma dei reciproci è 1 fratto x1 più 1 fratto x2 uguale 2. Facciamo denominatore comune x1 per x2, da tutte e due le parti, e quindi otteniamo x1 più x2 al numeratore e 2x1 x2 nel secondo membro. Eliminiamo, soluzione ovviamente diversa da 0, e quindi calcoliamo meno b fratto a uguale a 2 per c fratto a. A e a lo posso già eliminare perché è diverso da 0, l'abbiamo supposto all'inizio. E andiamo a sostituire meno b, quindi 2k, uguale 2 per k meno 1, quindi 2k meno 2.
Adesso elimino 2k e 2k, mi viene 0 uguale a meno 2, che è impossibile. Quindi non c'è nessun valore di k che rende la somma dei reciproci uguale a 2. Andiamo a vedere le radici antireciproche. Antireciproche vuol dire che una è l'opposto del reciproco dell'altra, vale a dire x1 è uguale a meno 1 fratto x2. Faccio il denominatore comune, quindi x1 per x2 è uguale a meno 1. X1 per x2 è c fratto a, uguale a meno 1. Sostituisco k meno 1 fratto k più 3, uguale a meno 1. Denominatore comune, quindi k meno 1 uguale meno k meno 3. Quindi ottengo 2k uguale meno 3 più 1 meno 2. Divido per 2, k uguale meno 1. Anche meno 1 è minore o uguale di 3 mezzi, quindi accettabile. Passiamo alla somma dei quadrati. Quindi la somma dei quadrati è x1 alla seconda più x2 alla seconda uguale a 10. Aggiungo e tolgo il doppio prodotto, quindi ottengo x1 più x2 alla seconda meno 2x1 x2 uguale a 10. Così riesco ad andare a sostituire meno b fratto a alla seconda meno 2 per c fratto a uguale a 10. Calcolo, quindi diventa b alla seconda fratto a alla seconda, faccio denominatore a alla seconda e quindi diventa meno 2ac uguale, anche qui a alla seconda, 10a alla seconda. Elimino i denominatori e vado a sostituire. Allora b è 2k alla seconda, 4k alla seconda, meno 2 per k più 3, per k meno 1, che è c, uguale 10 per k più 3 alla seconda. Quindi devo risolvere. Allora, posso cancellare qua le prime due righe che ho già scritto e ottengo 4k alla seconda, meno 2 per, moltiplico, k alla seconda, più 3k, meno k viene più 2k, meno 3, uguale 10, faccio già il quadrato del binomio, che è k alla seconda più 6k più 9, quindi 10k alla seconda, il 6 per 10 più 60k, e 9 per 10 più 90. Adesso moltiplico e ottengo 4k alla seconda meno 2k alla seconda meno 4k più 6, portiamo di qua, quindi meno 10k alla seconda meno 60k meno 90 uguale 0. Allora ottengo 4k alla seconda meno 2k alla seconda fa 2, meno 10 meno 8, quindi meno 8k alla seconda meno 4k meno 60 meno 64k meno 90 più 6 meno 84 uguale 0. Vedo che tutti sono multipli di 4, quindi divido per 4 e ottengo, e anche moltiplico per meno 1, così siamo a posto. Abbiamo tutti positivi, quindi diventa 2k alla seconda più 16k più 21 uguale 0. Abbiamo diviso tutto per 4. E adesso calcoliamo k con la ridotta. Meno 8 più o meno radice di 64 meno 2 per 21, 42 fratto 2. K uguale meno 8 più o meno radice di 22 fratto 2. Vediamo se sono accettabili. Quello negativo meno 8 meno radice di 22 è minore sicuramente di 3 mezzi. Vediamo quello con il più. Meno 8 più radice di 22, che è circa 4,6,
e diventa sempre negativo e quindi è accettabile anche questo. Quindi sono accettabili tutte e due. Passiamo alla somma dei cubi delle radici. Cancello. Allora, la somma dei cubi delle radici è x1 alla terza più x2 alla terza uguale meno 98 centoventicinquesimi. Aggiungo, per avere il cubo della somma, devo aggiungere i tripli prodotti e li devo anche togliere perché sia uguale sempre a questa iniziale uguaglianza. Quindi ho x1 più x2 alla terza meno 3x1 al quadrato x2 meno 3x1 x2 al quadrato uguale meno 98 centoventicinquesimi. Qui sostituisco meno b fratto a alla terza uguale da meno, raccolgo il 3x1 x2 e quindi diventa meno 3x1 x2 c fratto a per rimane x1 più x2 che è meno b fratto a, che è uguale a meno 98 centoventicinquesimi. Raccogliendo, ve lo faccio il passaggio qui, 3x1 x2 per x1 più x2. A questo punto vado a sostituire il b, quindi ottengo meno, diventa 2k alla terza, che diventa 8k alla terza, fratto k più 3 alla terza, meno 3 per k meno 1 fratto k più 3, meno b diventa ancora 2k fratto k più 3, uguale meno 98 centoventicinquesimi. Allora, facendo il denominatore comune che io ho già fatto e sviluppando i calcoli, si ottiene, lo scrivo qui, diventa, facendo il denominatore che è 64 per k più 3 alla terza, diventa, vediamo un po', sì, devo recuperare i dati perché non era 64, e quindi abbiamo meno 98 centoventicinquesimi, e quindi andiamo a vedere perché sennò lo faccio subito e ottengo. Tengo qui è 98 centoventicinquesimi, quindi era 125, no, non era 64, era 125 k più 3 alla terza, quindi ottengo 125 per 8, che dunque per 2 viene 250, per 2 viene 500 e per 2 ancora, quindi viene 1000 k alla terza meno, qui ho k più 3 al quadrato, quindi devo moltiplicare per 125 per 3, quindi 250, 3 e 75, e poi devo moltiplicare per 2k, quindi scrivo per 2k per k meno 1 per k più 3 uguale, secondo membro diventa 125 k più 3 alla terza, e qui devo moltiplicare quindi meno 98 per k più 3 alla terza, che sviluppo k alla terza più 27 più 9 k alla seconda più 27 k, elimino il denominatore, eccolo qua. E qui devo svolgere i calcoli, quindi ottengo 1000 k alla terza meno 2 per 5, 10, porto di 1, 2 per 7, 14, 15, porto di 1, 2 per 6, 1, 7, 750 k per k meno 1 per k più 3, che diventa k alla seconda più 3k meno k, quindi più 2k meno 3 uguale, e moltiplico, quindi ottengo meno 98 k alla terza
meno 98 per 27, lo eseguo qui. 7 per 8, 56, 4 di 5, 7 per 9, 63, 68, 2 per 8, 16, porto di 1, 2 per 9, 18, 1, 19, 6, 4, riporto di 1, 15, 6, riporto di 1, 2646, quindi meno 2646, più 9 per 98, 9 per 8, 72, porto di 7, 9 per 9, 81, 88, con il meno perché abbiamo davanti il meno, quindi meno 882 k alla seconda, e poi c'è sempre più 2646 k. Quindi svolgendo tutti i calcoli otteniamo che risulta 1300, il polinomio che ci risulta è pi di k, in questo caso, quindi moltiplichiamo 1000 k alla terza, meno 750 k alla terza, meno 1500 k, più 3 per 0, 0, 3 per 5, 15, porto di 1, 3 per 7, 21, 22, 2250 k. Qui è la seconda. Poi portiamo nel primo membro, quindi più 98 k alla terza, più 2646, più 882 k alla seconda, anche qui c'era il meno, quindi più 2646 k uguale 0. Allora, sommando, otteniamo il valore che annulla, eccolo qui, il polinomio diventa, lo scrivo qua, 348 k alla terza meno 618 k alla seconda più 4896 k più 2646 uguale a 0. Il valore di k che annulla è k uguale a meno 1/2 ed è accettabile. Verificate, eccolo qua. Grazie.